1940. L'Europa è sconvolta dalle prime tragiche battute della Seconda Guerra Mondiale. Il 10 maggio le forze blindate tedesche invadono l'Olanda e il Belgio e penetrano in Francia. Il 24 giugno 1940 cessa la resistenza armata su tutta la Francia. Viene firmato l'armistizio e il paese è diviso in due tronconi. Il primo, con la capitale Parigi, sotto la diretta occupazione tedesca. Il secondo, la cosiddetta Francia libera, con capitale Vichy, sotto il governo fantoccio del maresciallo Pétain. Mentre De Gaulle si rifugia a Londra, da dove incita i francesi a continuare la lotta, nascono in Francia i primi nuclei della resistenza antinazista. In questo clima ha inizio l'avventura della gatta. Questa fu la fine della nostra organizzazione, ma tutto era cominciato un anno prima a Tolosa, nella Francia libera, una mattina d'autunno del 1940. La guerra era già persa, Pétain non poteva agire altrimenti. Ma non è stato molto leale con gli inglesi. 15 giorni di licenza, dopo un anno che non ci vediamo, e per tutta la notte non hai fatto altro che parlare di politica. Non è solo politica. Cosa vuoi dire? Per me la libertà è una questione psicologica, non politica. E allora? Hai l'aria stanca. Lo credo. Ho fatto un viaggio di 3 giorni per venire da te. E abbiamo passato la notte in bianco a chiacchierare. Devi cercare di rimetterti prima di tornare laggiù.